Benvenuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino dei frati minori cappuccini, per raccontarvi quello che scriveva nell'epistolario numero 1 in raccolto Padre Pio da Pietrelcina al suo direttore spirituale. Siamo nel 1912, il 31 marzo. Beh, dobbiamo ricordare che Padre Pio in questo periodo, già lo era da diverso tempo, era a casa sua. Una strana malattia lo costringeva a stare a Pietrelcina e non si capiva il motivo per il quale, una volta che metteva piede in convento, stava male, ma quando poi tornava a casa stava meglio. Era una prova, era una malattia, come viene spesso definita da lui, misteriosa. E lui scrive ai suoi direttori spirituali, e a Padre Benedetto, il suo ministro provinciale, e a Padre Agostino da San Marco in Lamis, per raccontare il suo stato d'animo, per raccontare quello che faceva, per raccontare quello che avveniva nella sua Pietrelcina. Ebbene, lui in questa giornata scrive a Padre Benedetto: «Mio carissimo padre», siamo nel 1912, «memore delle tante cure praticate, mi sento ora che si approssima la Santa Pasqua. Un sacro dovere di non lasciare passare senza augurargliela, piena di tutte le grazie che possono renderla felice qui sulla terra e beato in cielo. Questo, padre mio, è l'augurio che so farle e credo che le sarà graditissimo. In tale solennità poi non mancherò dal canto mio di pregare nella mia indegnità Gesù risorto per la sua bell'anima. Sebbene, scrive Padre Pio, non me ne dimentichi di pregare tutti i giorni per lei». In questi santi giorni, ecco, qui descrive quello che accadeva nella sua Pietrelcina: «più che mai sono oltremodo afflitto da quel barba blu. La prevoco quindi di raccomandarmi vivamente al Signore affinché non mi faccia rimanere vittima di questo comune nemico», ecco, il demonio. «Dio però è con me e le consolazioni che sempre mi fa gustare sono tanto dolci da non poterle descrivere». E qui nei suoi racconti Padre Pio scriveva anche del suo stato di salute: «ad esempio, in salute mi sento discretamente benino, immagino che lei non è contento della narrazione in generale del mio stato interno, ma padre mio», scrive il giovane cappuccino, «la vista mi vuol privare anche di quest'ultimo, cioè di narrare al padre spirituale questo suo stato interno». E poi termina: «Iddio sa quanto sconquasso mi porta dopo aver scritto un po'».